gite in montagna di Giuseppe Grazioli. Se te vedere un bel spettacol, non aspettar che venga di, ma va su un denco cuzzol, sente te zoe e resta lì. Piam il ciel se l'aria le pufina, qualche osel sbatelala, le tedische le mattina. Nagram boccia da lontam che se scominzia su alzar, coi soraggipo, mamma. Tutte le zime fa brillar. Dopo un torno tutt'onda col sto vel sto bel sol, il parna fata che circonda la natura con den Testa testa fermo, no te te, move, te sente sgriso i zoo per la schiena, ma è il tuo cor che se commuove a vardar sta gran scena. Po' Pian pian se se descanta, se scomincia a camminare, senza volerlo allor se canta e te fa de desmentegar. E col fresco della mattina, se continua a camminare, te va torna stella alpina per poterla regalar. Entra al verte dei prai, scorre col il fosatel, che non vol taser mai sto gaiardo ciacerel la me acqua le sana e tanti mio di setà, come pure na fontana che ristoro la te dà. Le si bel starà sentirlo, il mette tanta allegria, su un derram cantamberlo che il parna melodia. Oh, montagne così belle, con le sozzime, le soval, con le so piccole baitele, il pare il presepi di Nadal. E quando arrive sera e a casa bisogna tornare, te sente dente una pazza vera che il tuo cuore fa palpitare, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Intanto spero di trovarvi sempre in ottima salute. Naturalmente, carta e penna per prendere i consueti appunti. Mi raccomando, non cambiate canale. Vedete che oggi vi accolto con questa bella poesia, Legite in montagna, letta dalla Elisabetta Prandi per gli amici Betty. Lettrice del telegiornale qui di Telegarda, grande appassionata di dialetto, e quindi ha detto: No, sta poesia chi vuoi leserla a me? E l'ha letta. Ecco, vi dico subito <coughs> che questa poesia eh, è stata scritta da un autore che ho scoperto per caso qualche tempo fa a Colonia, Ero su, ospite di una signora che mi raccontava delle sue conoscenze con Giacomo Floriani, e poi mi ha fatto vedere delle poesie scritte proprio a mano da questo Giuseppe Grazioli. Devo dire che alcune poesie sono molto belle, altre un po' meno, altre filastrocche, però ho detto voglio scoprire chi è questo personaggio. Intanto dico subito che purtroppo Giuseppe Grazioli non è più con noi, è scomparso da qualche anno. E cerca di qua, cerca di là, cos'è che ti scopro? Che è il papà, il padre del professor Mauro Grazioli, che ha eh, educato, istruito. Penso centinaia di studenti alle medie, alle superiori, addirittura al Floriani, grande studioso di storia locale e quindi eh, non potevo non invitarlo, anche perché avere un personaggio come lui qui in questa trasmissione mi, mi preme perché mi permette di elevare, come dico sempre, il, un po questo, questo livello eh, della trasmissione eh, dialettale. E quindi ce l'ho qua, eccolo qua. Caro Mauro, ben arrivato. Ti ringrazio anche se lui era un po' riottoso. A voi. Dice: Io non grazie, sono grazie. per queste cose, ma dato che ci conosciamo, adesso ma sì, dai, vengo. E quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, però, prima di parlare del papà, eh, di Giuseppe, Mauro, parliamo di te, insomma, dai. Eh, questa tua... al di là dell'insegnamento, ripeto, hai educato e istruito centinaia di ragazzi, ma... Educato? Non so, ho fatto no, quello, beh, che, no, no, quello no. che mi era possibile, no, no, insomma, ecco. Hai educato anche mio figlio, <ride> quindi ti, ti dico, insomma, non per così, per farti piacere. Ecco, dimmi un po', tu hai fatto un sacco di ricerche, no? Di vario genere, in tanti anni, in quanti anni puoi dire di, aver, di esserti dedicato alla, alla ricerca? allora intanto saluto buonasera e mi sento un po in imbarazzo dopo quello che hai detto insomma non sono per nulla un personaggio sono una persona che come tanti altri ha provato a cimentarsi nella ricerca trovando sicuramente piacere talvolta anche fatica non bisogna nasconderlo e che da anni fine degli anni 60 inizio degli anni 70 ha cominciato a lavorare a queste cose. Ah, quindi sono 40 anni, eh, quasi sì, 50. Sì. Dai. E poi diciamo che il periodo più fruttuoso forse è stato a partire dagli anni 80, perché dagli anni 80? Perché dagli anni 80 ho contribuito a fondare il Sommolago e con il Sommolago ci siamo dedicati davvero, in modo professionale, nel senso del tempo. Dilettantesco per quanto riguarda certamente il nostro fare, allo studio, alla ricerca, alla pubblicazione, tre numeri all'anno del Sommolago solo per quanto riguarda la rivista, più una o due monografie moltiplicate per 30 e più anni. Insomma, voglio dire. Che sta dire, continuando. Il che Sommolago, sta continuando, eh? quindi, spero il, continui. Quindi, sono diversi eh, anni. Abbia lunga vita, come si dice, no? E questo ha dato modo non solo a noi, a me, se vogliamo parlare in via diretta, di fare ricerca, di studiare, eccetera, ma anche di eh, in qualche modo affiancare gli altri, capire quello che gli altri facevano, stanno facendo, anche con soddisfazione, anche per i giovani, talvolta per aiutarli a pubblicare e via di seguito, oltre che imparare naturalmente dagli altri come come deve essere. Ho avuto poi la fortuna di avere dei contatti anche fuori con Studi Trentini, con l'Accademia degli Agiati, con l'Università di Venezia in particolare, per una parte insomma del mio studio e da tutti insomma ho cercato di imparare qualcosa, ma voglio assolutamente dire che quando mi guardo intorno e vedo chi davvero sa fare le cose ad alto livello sentivo prima di venire qua siccome devo essere molto sincero non è che guardo spesso la vostra trasmissione però mi sono documentato sono andato nel sito e siccome so che stasera si toccherà anche Floriani certo allora che ho fatto? Sono andato a vedere quello che era stato fatto da voi e ho trovato una bellissima trasmissione dove Cornelio Galas, che è molto bravo, sì. stimo molto, parla appunto di Floriani e dice: Beh, insomma, conclusione, quando si leggono le poesie di Floriani, noi che ci, ci mentiamo magari così a scrivere qualcosa viene voglia di buttarvi a tutto. Ecco, allora io dico, quando leggo certe cose di certe persone, ve ne voglio buttare via, se non tutto molto. Ecco. <ride> Senti, ma a parte questa tua conclusione, che non è una conclusione perché la puntata naturalmente continua, hai parlato, ecco, prima di passare a parlare del papà, c'è ecco, qualche tua ricerca in particolare che ricordi per qualche aspetto suo peculiare, per qualche lavoro? Sì. S sì, tra i diversi lavori. Prima della trasmissione si parlava con te, no? tu dicevi, ma hai scritto tanto, eccetera. Io ho detto sì, se i meriti fossero misurati sulla quantità, beh, allora magari qualcosa potrei anche vantare. Sulla qualità, insomma... Vedete, magari... cerca di eh, No, No, no. Per quanto riguarda la domanda, invece, credo due o tre siano così, gli argomenti che ho cercato di mettere a fuoco e che eh, mi hanno interessato se non appassionato più degli altri. Un'esperienza estremamente positiva è stata quella legata alla statutaria collaborando con l'Università di Venezia in modo particolare dove ho potuto imparare molto su un argomento magari piuttosto ostico, piuttosto difficile. Sono uscite poi le due pubblicazioni relative alla statuaria della Val di Ledo e alla statuaria di Riva, in una collana fra il resto, prestigiosa, e è stato veramente un periodo Quando molto sei interessante. Sei arrivato alla fine, insomma, ti sei sentito. Interessante, soprattutto nel confronto della, della con gli altri, e perché la ricerca vale per, per quello che tu fai, ma vale anche per quello che apprendi, altrimenti eh, ti fermi. Per quanto riguarda invece gli aspetti più, più visibili della zona, credo di aver dato un contributo decente parlando del turismo e di come si è sviluppato il turismo ad arco, Arco Felix te lo ricorderai e tutto quello è che ne ha seguito, insomma. anche se l'abbiamo fatto in modo assolutamente artigianale, ho tanti appunti, ogni tanto mi dico ma quasi quasi mi metterei a rifarlo, a rimportarlo, a riscriverlo. Non si, non si eccetera. mai. Eh. E poi altrettanto il Pandan corriva con l'industria del forestiere, forestiere e le guide che poi credo che sia stato importante per me, perché per lo studio, ma anche perché ha avviato poi una serie di altre ricerche, anche di attenzioni, che sono quelle dell'attenzione all'ambiente, al paesaggio, allo sviluppo. Della, della nostra storia, anche della storia economica che mi ha sempre interessato in modo particolare. Un altro lavoro che mi è piaciuto fare è quello legato, visto che si parla di economia, all'industria cartaria in modo particolare, anche qui con collaborazioni di altri studiosi, di esterni, insomma, alla nostra zona, e che ha portato anche a scoperte interessanti, tra queste il capire come le cartiere divane si eh, mettono in, in sintonia, anzi nascono se non contemporaneamente quasi con eh, il distretto cartario toscolano moderno, quindi esatto, tutti i passaggi e del scoprire del la filigrana, la ricerca, no? uno guarda e vede un, un documento del 1400, un libro di conti, un massariale per dirlo in termini tecnici, e dice ma questa carta è stata acquistata nella cartiera dei fratelli tal dell'Albola vede, dell vede la filigrana e data 1400 e insomma queste cose è stato un bel riscoprire aiutano, un bel aiutano poi anche a prendere entusiasmo sì, e anche a perché queste a cose cerche, che si è andato a scoprire poi ehm. le ha portate a conoscenza sì, è... sono contributi insomma eh. ognuno mette la sua tesserina ecco. Bene, adesso però parliamo del papà, se no si offende. Sì, ma sì. Allora. Intanto da quanti anni è scomparso? È scomparso nel 2003. Nel 2003, quindi sono 14 anni. Ecco. Dimmi allora un po' il rapporto di tuo padre col dialetto, perché so che tu sei riuscito poi a fargli stampare anche un libro, no? che qui poi magari sì. lo vedremo sul teleschermo con grande fatica. Però so, dai, raccontami un so, po' so, del papà. So, sorrido, sorrido. Allora. Ecco, vediamo diciamo che sorride. E... Per il papà il dialetto e la poesia, come dici tu, e talvolta delle filastrocche, non sempre insomma così, è stata davvero una ragione di vita. Prima, non si fino a una certa età mai cimentato in queste cose. Ha arrivato a una sessantina d'anni, ha cominciato a mettersi a scrivere. Probabilmente lo faceva anche prima. No? Scusa, Perché voi parlavate dialetto in casa? Noi parlavamo dialetto in casa. Rivano, naturalmente. Rivano. Con la O chiusa. Con la O chiusa, eh. certo, non con gli Ovi. Fo ecco. vale. <ride> Quindi. Rivano, certo. E poi credo che una, una spinta l'abbia avuta da Giacomo Vittone. Quando è entrato in contatto con Giacomo Vittone, diciamo verso la metà degli anni 70 si scrivevano e questo qua lui mandava le sue poesie. E l'altro le lodava e quindi sentendosi benedetto insomma, da tal personaggio, questo lo aiutava. Ah, a... E scriveva ad ogni occasione: insomma non, non saprei come dire, mi viene da ridere perché ti racconto aneddoticamente. Prima devo premettere però: eh, che papà, io, i miei fratelli ci siamo venuti un gran bene. E quindi quello che dico, anche se qualche volta. Insomma, voglio essere lo sincero, lo no? no, dico con assoluto affetto, va ben bene? Chiaro. Allora, quando ci si trovava per il compleanno, per il Natale, per eccetera eccetera, Le feste lui come Esattamente, lui prendeva il suo foglio e ci leggeva la da poesia ah, che aveva scritto nell'occasione. Per l'occasione, ma un po'. I nostri bimbi che allora avevano i 4, 5, 6 anni buffavano diceva eh, ancora la ancora poesia del nonno, nonno e è. noi prima dovevamo in qualche modo catechizzarli dire state attenti non vi muovete fate, fate qui bravi. fate là, poi dite bravo 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 eccetera eccetera e questo era il rito di sempre ma lui a parte queste insomma, celli ecco, questi scherzi veramente credo che la poesia se la vogliamo chiamare così, okay. mi sembra quasi esagerato eh, chiamare poesia, e sia stata per lui davvero una ragione di vita. E mm. Non godeva di moltissima salute, lui ha avuto purtroppo vicissitudini di, di, di salute a partire da... Ma comunque da riusciva pro... sempre a recuperare... Però il dopo tempo lui aveva modo... anche, recuperato, anche recuperato, quindi stava benino, come si dice, girava, non aveva problemi di... di e questo si metteva lì nella sua stanza eccetera eccetera e scriveva e abbiamo trovato tante cose tanti appunti anche tante altre poesie e però. sei riuscito a sì, con eh, fatica però perché lui non voleva che io correggessi nulla del suo ecco perché devo dirti ecco, che il, il, il papà nel, nella grafia oh, eh, c'è qualche cosa sugli accenti, io, sugli apostrofi eh, dipende, lo dico sempre con. Con, con l'affetto che eh, ho enunciato prima, io trovavo appunto gli accenti, la grafia, ma talvolta anche la musicalità, il ritmo, magari mettere la sillaba in più quando non ci voleva. Certo. E certo. Direi, cioè, ma guarda, ragazzi. no, vuoi che ti dà da... un'occhiata? No, 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 vuoi che ti dia un'occhiata? No, 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 anche quando abbiamo fatto questo con i miei fratelli, l'abbiamo fatto nel 99. Mi ricordo se era un'occasione sì. di un compleanno o qualcosa del genere. A sua insaputa. No, eh, erano gli 80 anni. Ma a era sua insaputa. insaputa. A sua insaputa la le vita... abbiamo regalato. Ecc. Ecco, qual è stata la reazione? Oh, era contentissimo. Uh, subito mi ha fatto la dedica, eccetera. E però. Quando lui me le faceva vedere, cioè, non, non voleva che io le correggessi. Una volta mi sono cimentato con una di queste, non te l'ho portata perché è sì. eh, Nadal, mi pare, sì. ma non c'è stato niente Messo. da fare. Vabbè. Non c'è stato niente da fare. E io sono contento, contentissimo che lui abbia fatto questo. Veramente contento. Forse anche contento che lui non abbia mai voluto che io come insegnante mettessi magari la mia cioè, penna rossa o blu sulle sue cose, essere lui l'autore ed è senso. stato per lui una ricchezza enorme. Io spero che sia riuscito anche magari sì, noi a dare certo questo due segno poesie, a, agli altri. Legite in montagna, che la trovo molto graziosa, bella, e adesso l'altra poesia che sempre Elisabetta Prandi Betti ci legge, che è il Silabario, quindi sentiamo... Cosa dice Giuseppe Grazioli con questi suoi versi? Il silabario. Il silabario di Giuseppe Grazioli. Settant'anni è passato da quando e neva scuola, e ancora mi son ricordato della magica parola. Edevolt de ragni di cassete e scatoloni, buttai lì ancora sti anni che adesso non gli più puboni. N'ha vago a cercare in questo sito abbandonà, perché a mi, me par, anni fa di averlo butà. Gedentoc de tinel, cerco i de bot rove de car, n'veccio brentel, e della la mula al socolà. N'baul tut sgrostà piende de carte da brusar, e zo, n'tramez, o gata tut robe da ricordar. Spor che sbregal me veccio diario, e li livizin. Tut strazza il messi labario. La verzo pian pian e sta a guardarlo. Me trema la mam, me pia a scarezzarlo. par che il mediga, come fusna persona, sulla prima meriga ghe osserva e ragiona. Ecco, devo però farvi notare, prima di passare la parola ancora all'amico Mauro, qua, questi versi: Dice, In volt piem de ragni, de cassette scatoloni, buttai lì ancora stiani anni che adesso non gli è più buoni. Na tre vago a cercare in questo sito abbandonato, perché a me par anni fa di averlo buttato. Quindi, sentite, c'è musicalità, ma c'è anche veramente questa, questo piacere di riportare alla luce, alla memoria, appunto. Questi ambienti, questi, queste cose del passato, no? e poi dice l'averzo pian piano mi sta a guardarlo, me trema la mam, me piace scarizzarlo Il certo. silabario perché da questo a un desti cassettoni certo. da questi bauli sì, salta sì, fuori sì. il vecchio sì, silabario È probabile che sia stato anche reale. Eh, che eh. Sia... E conclude il parche il mediga come fusna persona sulla prima meriga che osserva e ragiona quindi i silabari di una volta. Quindi, eh, Mauro, eh, devo dire che queste due poesie mi sono, quindi Legite le in montagna e il silabario, mi sono particolarmente piaciute, quindi valeva la pena recitarle, perché fra l'altro voi avete visto, cari amici, come sempre, scorrere i versi sul teleschermo, quindi avete potuto anche vedere come scrive Giuseppe Grazioli, quindi mi piaceva farvi, vedere queste, farvi sentire e vedere queste poesie. Ecco, che diciamo a conclusione intanto del discorso, perché poi non ho finito, perché voglio parlare un attimo con Mauro di Floriani. Cosa diciamo a conclusione ora allora, di questa esperienza di e col papà? Mi pare che hai ben riassunto. Sì, ho eh, detto... Ci sono delle poesie che non sono male, E sono... lui aveva anche una certa ironia. Adesso mentre tu parlavi ho aperto qui a pagina 26 il dottor Dei Veci, lui dice no, proprio per... Eh. Dice, è po' di tempo era che ben non stava mica e quando era sera respirare faceva fatica entrambi mi sono dita allora che vergogna bisogna pensare perché porca malora non è mica da scherzare allora insomma vado dal dottore e questo eh, gli dice ma sì lo visita a 33 eccetera eccetera e poi qual è la ricetta la medicina mi dava una bella cura lui dice i dolori dovrebbero passare, però non aver paura, potrebbero anche aumentare. Quindi, insomma, è come Steve, il del cappello che fa oh, brutto che fa bene. Bene. Una bozza d'aria fina, 20 gozze di rosata, a buona la mattina una bella camminata. Di sole un bel misurim, un vasetto di onde sigala, un bombicero di vino, un'ovecola marsala, un cucciolo d'oliva, che sia di quel bomba, un grappin per far saliva, e un piano di Minestrò beh penso che miglior conclusione per parlare di tuo padre, no, no, è questa qua, veramente? Perché qui c'è un consiglio medico ecco, sì. che ha a che fare proprio con la cosiddetta medicina naturale. Lui, è, lui era una persona. E quindi mi raccomando, eh, tenete conto di questi consigli. È ironico, che... sì, certo, certo, certo. Bene, allora, chiudiamo il discorso sul. Papa Giuseppe, ma adesso però mi devi dire qualcosa, sai che stiamo preparando ad arco qui con l'associazione Floriani qualcosa per ricordare l'anno prossimo i 50 anni della morte di, del poeta. Ecco, tu, cos'è che manca secondo te di Floriani? Io, io certamente non sono la persona più adatta, più esperta a dire questo, intanto veramente un grazie a voi che avete fondato... Questa associazione meritoria e credo che l'anno prossimo, appunto, sia l'occasione per riflettere su Floriani. In altre situazioni, in altre circostanze, ho un po' riflettuto anche con altri amici e credo che di Floriani manchi una, uno studio a tutto tondo che tenga conto del Floriani poeta, del Floriani giornalista, perché magari noi trascuriamo scritta, questa, sì, eh, sì, sì, certo. questa sua attività di giornalista, non solo nell'Eco del Baldo, dove guarda caso, ospita anche poeti dialettali, donati, tanto per fare un nome, e poi col popolo, e poi con giornali triestini e via di seguito, la sua partecipazione volontaria alla guerra che ha influito, il suo rapporto con Maroni, determinante. E la sua poetica, che talvolta, e lo dico con grande stima di Floriani, e noi mettiamo lì sì, il poeta della montagna, il poeta sì, delle nuvole vagabonde, delle nuvole vagabonde. E, dei, beh, ma uno studio come si deve, a mio avviso, manca, uno studio critico, Un critico che letterale. tenga conto, dicevo, di questi aspetti, ma tenga conto, ad esempio, stiamo parlando di dialetto, ma che dialetto usa Floriani? Certo, in buona parte, forse anche tutto, finché lo studio non sarà fatto non si può dire il dialetto rivano, ma c'è forse anche una parte di dialetto familiare in quel dialetto rivano? E l'intervento di Maroni esatto, sul suo dialetto, di quanto ha influito le poche cose che ha lasciato prima al museo e adesso sono passate alla biblioteca, ci fanno vedere ad esempio diverse correzioni su alcune poesie di Floriani da parte di Maroni. E il dialetto che Floriani è stato in grado di esprimere in modo magnifico per certe poesie, come ha codificato il nostro dialetto oggi? Perché i vocabolari qui hai la Medigo, ma anche altri, spesso vanno a pescare da Floriani. Certo. E noi stessi, quando magari non sappiamo come si scrive qualcosa, andiamo a vedere, ma come lo scrive Floriani? Questo termine, come viene usato da Floriani? Allora Floriani è stato in grado anche di dare un'impronta diversa, di conservare e di rielaborare il dialetto che lui ha utilizzato. Sono alcune riflessioni che mi vengono... Così adesso, questo a mio avviso manca. Quindi c'è un vuoto, diciamo. Manca. Dopo... Certo, per fare studi del genere ci vorrebbero delle, degli esperti, insomma, ma credo che Floriani lo meriterebbe. Ma penso che in loco ci sia. Lo meriterebbe, esperto. meglio Senza se c'è qualcuno in loco, ecco. lo meriterebbe. Allora, con questo auspicio che ci sia questo studio approfondito dal punto di vista proprio letterario, ma collegato poi alle varie attività di, di Floriani. Sulla sua poesia, sul suo modo di scrivere. Io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, ed è una puntata molto particolare con un ospite molto particolare che appunto mi ha permesso di dire qualcos'altro, un po' di importante rispetto alle solite cose che, che faccio. Quindi, caro Mauro, ti ringrazio. Grazie a voi, e... ti aspetto magari per qualche altra puntata, vediamo se riusciamo a. Trovare il bandolo della matassa eh, Va bene. per fare qualcosa su Floriani. Vediamo. Piacere. Tu hai lanciato qui, ecco, non sarà difficile riuscire a farlo per l'anno prossimo, però almeno l'anno prossimo in cominciare a pensare. Qualcosa. Voi avete fondato quindi, questa associazione. Sì, noi siamo un'associazione, lo dico Livia, sempre, insomma, molto povera. Abbiamo iniziato. Però adesso, insomma, eh, Livio. Col quale siamo certo. stati colleghi, amici, eccetera, già ha fatto molto perché è stato quello che intanto ha diciamo, promosso la titolazione del Floriani, quello che ha dedicato e ha lasciato anche presso il Floriani certo. una serie di pubblicazioni, i canzonieri, alcuni manoscritti. Quindi ci sono, intanto, varrebbe la pena forse fare una ricerca Cosa c'è di Floriani? Cosa certo. abbiamo? Sì, sì. E da lì partire per sì, sì, una riflessione. All'a al, scuola Floriani stessa c'è un, uno scatolone con tanto materiale: ah, no, il museo, armada, la corrispondenza la, con la, Maroni, la musica Rovereto. Ecco, un, mi, mi riferisco Abbiamo delle quello, persone ecco, che stanno andando. Le persone che l'hanno conosciuto. Sì, è quello che stiamo facendo, stiamo raccogliendo le esperienze. Ci siamo... Bene, Dilatati un po' troppo, sa, però oggi a tutti. la puntata è riservata al papà <ride> che abbiamo ricordato, grazie alle sue Marco, come tempo, Di mi nuovo grazie Mauro, mm -hmm. ti aspetto magari un'altra volta per parlare ancora di dialetto e naturalmente grazie di nuovo, grazie a voi che ci avete seguiti e vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.